Milano, 11 aprile 2018, siamo in compagnia di Ernesto Piloni, il presidente di Venditalia, che ha appena terminato la presentazione della conferenza stampa insieme al nuovo presidente di Confida, Massimo Trapletti, Paolo Borgio, il direttore di Fiera Milano, e Alessandro Fontana, che ha fatto da moderatore. Buongiorno Ernesto. Buongiorno. Ernesto, in pochi minuti riepiloghiamo quanto avete presentato oggi, che vivremo direttamente nei 4 giorni di Venditalia fra il 6 e il 9 giugno. Venditalia è arrivata alla sua 20ª edizione, sta crescendo, anche quest'anno ha dei numeri molto importanti, 250 espositori, oltre 13.000 metri quadri prenotati e una crescita ancora più importante che è verso i mercati esteri. Considerate che ben 54 espositori, per cui il 20% proviene dall'estero, abbiamo 20 paesi che espongono all'interno di Venditalia e oltre 100 paesi che ci visitano. L'obiettivo nostro è quello di crescere in questa direzione, perché Venditalia deve diventare, anche se già un po' lo è, il riferimento mondiale della distribuzione automatica. La cosa ancora più interessante è che 64 nuovi espositori parteciperanno a Venditalia 2018, un indice di forte interesse in un mercato che sta evolvendo, in un mercato che si sta digitalizzando, perché sicuramente a Venditalia dal 6 al 9 giugno vedremo la digitalizzazione del nostro settore, quindi schermi touch, app per i micropagamenti, telemetria e sicuramente un controllo e una qualità della qualità del prodotto erogato da remoto e con un'efficienza sempre maggiore. Oggi e anche nel passato Venditalia è riferimento a livello mondiale per la distribuzione automatica. Ernesto, oltre ai numeri che hai raccontato, ci sono anche delle piccole novità in termini organizzativi, delle sale dedicate per gli incontri di business, delle micro aree per le new entry, per chi sta entrando in questo mondo della distribuzione automatica. Abbiamo puntato sicuramente a rinnovare l'offerta, abbiamo dedicato una sala con convegni importanti come l'Industry 4.0, i micropagamenti, ci saranno convegni tutti i giorni, abbiamo dedicato un'area new entry, abbiamo fatto una prova e un pilota nell'edizione precedente dove 6 aziende hanno partecipato ed ora siamo arrivati a ben 14, per cui duplicato l'intervento, è un mercato di forte interesse e Venditalia ne è un'ottima vetrina. Abbiamo sentito poc'anzi di software, di controllo remoto, di schermi touch. Qual è il futuro del vending secondo Ernesto Piloni? Difficile, molto difficile. Le proiezioni oggi non sono più a decenni. Il mercato non evolve come negli anni 80 in decenni, per cui poter fare delle pianificazioni a medio-lungo termine. Tutto oggi è visto nell'arco del biennio / triennio. Gli investimenti, le strategie, i posizionamenti di mercato. Noto sicuramente che negli ultimi 2 anni la direzione della distribuzione automatica è di rinnovarsi e questo è fondamentale. Catturare nuova clientela e crescere in qualità e servizio. Ernesto, grazie, noi ci rivedremo a Venditalia nel corso appunto dei 4 giorni e avremo modo di fare un punto sulla manifestazione proprio al 4º giorno. Grazie ancora. Grazie a voi. Noi grazie a voi e io nel frattempo resto qui per cercare di incontrare Paolo Borgio, che è il presidente di Fiera Milano. A tra poco.